È naturale che è molto difficile giocare le partite così spezzettate perché insomma, giocare, noi abbiamo giocato dopo un mese circa dall'ultimo rinvio, quindi questo sicuramente non ci dà la continuità né nel lavoro perché ci mancavano tantissimi giocatori, né ovviamente anche nel fatto che non riesce a lavorare con continuità ed è questa la cosa più difficile. Abbiamo tentato di giocare la partita col Caldiero, probabilmente forse col senno di poi era il caso di non giocarla, visto le assenze, visto il fatto che ci siamo allenati gli ultimi 7 giorni prima della partita in 4 giorni in palestra e 3 sul campo, e quindi è logico che la partita non è stata preparata come di solito si preparano le partite, però è inutile lamentarsi, andiamo avanti e guardiamo con molta fiducia al futuro. Beh, mi sembra che oggi abbiamo giocato dopo 6 partite e direi che 6 partite abitualmente si fanno tra Coppa Italia, precampionato e quindi si dice che è il rodaggio, no? Quindi la dice lunga. Poi il campionato, tra virgolette, si è interrotto perché da quella domenica abbiamo avuto il Covid del Feltre e successivamente a quello del Sedico le partite noi eravamo pronti per giocare ma non è stato possibile, insomma. Allora, a Mestre venivamo dopo un mese, se non mi sbaglio, che non giocavamo, forse più. È naturale che noi siamo una squadra che gli avversari ci aspettano, una squadra che teoricamente deve vincere la partita, quindi è più facile difendersi che non attaccare. E avevamo fatto una gran rimonta dopo un pessimo primo tempo e avevamo rimontato, poi purtroppo una piccola leggerezza alla fine ci è costata cara. Per quel che riguarda Caldiero, la squadra del secondo tempo di Caldiero annoverava un 2003 in fase difensiva e Trevisan, che non aveva mai giocato neanche un minuto, era una squadra inedita, incompleta e quella partita, ripeto, si era preparata in 2 giorni. Quindi credo che sia stato il mister bravo a riportarla in pareggio, nel pareggio prima e poi portandoci alla vittoria fino a 2 minuti alla fine con una situazione, diciamo, di un rigore direi alquanto generoso, perché sennò ci sono 10 rigori ogni partita, se danno. Però è inutile lamentarci, dovevamo essere bravi noi prima a chiudere la partita perché avevamo avuto il rigore di Ferri Marini, un'altra occasione con Ferri Marini a tu per tu con il portiere. E bravo, bravo il Caldiero perché ha fatto la partita che ci aspettavamo e la partita che è giusto che alla fine facesse. Quindi ci sono anche gli avversari, come ho sempre detto. Io ho sempre fatto dei nomi ben chiari. La Manzanese, innanzitutto, l'ho definita la sorpresa di questo campionato sin dall'inizio e credo che a questo punto forse posso dire che avevo ragione. Poi, sicuramente anche il Mestre è una bellissima sorpresa. Poi, credo che Clodiense, sempre stata tra le top, Adriese, Delta, dimostrano gli acquisti che sta facendo la Luparense, che ci crede enormemente. Il presidente è un presidente ambizioso. E quindi ci sta che siano tra le prime posizioni. Charlie Smuzzane, il presidente, non ha sicuramente risparmiato parole sul fatto che voglia vincere il campionato, ma è giusto, ha una potenzialità importante, una società importante, quindi è un campionato molto difficile. A mettere ulteriore difficoltà a questo campionato sicuramente c'è il Covid, però c'è per tutti. Però mentre magari qualcuno si è trovato lì e ci prova, magari per chi, magari come noi, sin dall'inizio prova a fare questo benedetto salto, mette in difficoltà un po' più la nostra squadra rispetto ad altre, perché chi gioca contro il Trento dà sempre quel qualcosa in più. Vorrei ricordare che a differenza di tante altre società, noi abbiamo messo in uscita Pietri Biasi e Pettarin, due over importanti. Attualmente abbiamo come over abbiamo preso Rivi, poi è entrato Pattarello, che secondo me è un 99 molto interessante, un ragazzo molto interessante, e Pinto che è un 2001. Cioè, quindi non è che abbiamo fatto dei grandissimi ingressi rispetto alle uscite o rispetto a tante altre società che hanno fatto incetta di giocatori in questo mercato, ma perché non ce n'era la necessità? Anzi, credo che siamo stati penalizzati dal fatto che gli altri sono entrati nel mercato prima del previsto, non dopo 15 partite come abitualmente si fa, ma bensì dopo 10, o addirittura anche 8-9. Poi la cosa ancora ulteriormente penalizzante è il fatto che 90 giorni di mercato credo che sia un po' un problema per tutti, un po' di confusione crei anche per chi gioca le partite, però questo è il momento e ci dobbiamo adeguare senza grosse lamentele, ci dobbiamo difendere da questa situazione. No, sono molto contento di
di stare a Trento, sono molto contento del rapporto credo che sia creato sia con il presidente, col direttore generale, con la società in generale, quindi spero di rimanere a lungo perché non sono veramente contento di aver fatto un passo indietro scendendo in eccellenza a Trento, ma per me non era un passo indietro, anzi io ho sempre visto come un passo in avanti e tuttora, voglio dire a distanza di 18 mesi circa, la penso così e spero di dare qualche soddisfazione alla presidenza, al CDA, alla società, ai tifosi, perché anche i tifosi voglio ricordare che ci sono stati vicini nei momenti, in quella famosa partita di Arzignano dove noi siamo andati sotto, loro sono stati presenti, ci hanno incitato e per me questa è stata una grande soddisfazione, perché so quando sono arrivato qua com'era la situazione anche con i tifosi, con la stampa. E quindi io sicuramente, anche se ci sono meno 3, meno 4, non so, mi rimbocco le maniche anche ora per provare a portare dei risultati che merita, ripeto, la società e questa città e i tifosi.